Non si alzava. Non si rizzava. No, non si può dire così, brutto. Cala al sipario. Che come? Siamo due marcioni, Tony R, Tony R. Bentornati a tutti voi, io sono Anthony e benvenuti sul canale degli Epens. Come potete notare, oggi Red non sta sopra, non sta sotto, ma sta qui. Magic esce dalla spiaggia. Sto cazzo! No, no, ma dai, ma perché? Salve! Siamo qui oggi, ragazzi, per commentare la settima puntata di X on the Beach Italia 3! Voglio ringraziarvi di cuore perché questo format sta riscuotendo un successo inimmaginabile. Un successo pazzesco, quindi grazie, ragazzi. Beh. Infatti, ragazzi, vi chiediamo 30.000 likes se volete vedere l'ultima puntata di X on the Beach in live con tutto il cast! È bella questa cosa! Questa è pesante! È una bella idea! Questa è una bella idea! Chi ce l'ha avuta? Giovanni Rana! Tony, non possiamo iniziare senza il diamantone, ecco! Oddio! Madonna, ma tutto! Matteo, diamante! Sì! Mamma mia, ragazzi! Mi siete mancati veramente come qui Italia. Allora, Matteo, quante ne hai s***te ieri? No! Mi sto frequentando con una. Ma vai a cagare! Cazzate! E allora chiamiamo Sasha Donatelli! Sì! No! Ci abbiamo tutto. Dunque, oggi non c'è uno che sano di mente qua dentro. Ciao bro, sei pronto? Come stai? Fammi la risata da Joker. Fammi la... Guarda, non Sasha, fa, non rifagli, Sasha, tutto, guarda, Sasha, ho un regalo per te. Guarda Sasha, guarda Sasha, Sasha, guarda, cazzo, Sasha, guarda, guarda Sasha, guarda, guarda su! Sasha Donatelli! Sasha dov'è? No, Sasha Donatelli! Sì. No, sei un cavallo, non me l'aspettavo. Brandizzato. No, il limone dopo, ragazzi, perché sarà una puntata pazzesca. Pieni di limoni! Pieni di limoni? Allora, let's go to X on the Beach, Italia 3. Riferimenti sessuali espliciti per colpa sua, palle in bocca. No, mi sacio, raga. Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. No. Sì! Sai cosa sto pensando? Sai quando viene fuori sto cartello cosa penso? Alla c***a. No, dai, non si può. No. I brand qua. Non ci parlano. Ah! Ti sa che l'ha detto Sasha? A te ti hanno tirato un pappagallo nell'anno? Sì, perché purtroppo mi hanno lanciato i bastardi. Siete stati figli di p***a, ve lo dico. No, ma continuo, grazie. Ringraziamo MTV per le puntate. Mi hanno preso per tagliare questo pappagallo da infamia. Mi sono sentito un artiglio nell'anno. Cioè, ragazzi, non ve lo auguro, è bruttissimo. Soprattutto abbiamo parlato con Federica che ci ha detto la stessa cosa. Il pappagallo eri tu. No! Follia, divertimento. Arriva il nostro meme, eh? Tutto questo e molto altro ancora. È X on the Beach Italia 3. Chi sarà il prossimo ex? Eccolo! Poi quello che verrà. Sai che ieri stavo parlando con mia madre e ho detto quello che verrà. Quello che verrà. Ci siamo, ragazzi, la settima puntata, siamo caldi! Camicia bella! Dai, MTV, dai, che avete vestito Ignazio bene. Piano, la sua faccia non è epica. Non è. Adesso mi volto e guardo anche la camicia. No. La scorsa puntata devo dire che è stata... Mamma che figa. No, dai. Le gusta l'espagnolo, che hanno un pochito al sicomo. Al sicomo, là. Che cazzo stanno dicendo? Questo movimento qui, ce lo spieghi? Signor Sasha Donatelli, qua c'è un movimento di... C'è stato un litigio serale e quindi un post litigio serale c'era un perdono, c'è stata Piau perdono e quindi certo. Mi si è preso il perdono. Attenzione, qua invece questo è Donato e l'amicia. Donato il coniglio, The Rabbit, perché l'avevo citato. E giorno e mattina la villa di X on the Beach Italia, lo schifo sempre presente. Gli angeli hanno deciso di ammazzarsi. Angeli caduti. Risveglio duro, chi ci sarà? La banda dei bandolero, sarà un pericoglione, no? Penso che non debba più stare qua. Ah, se ne vuole andare, cadi, colpo di scena. Non ho più lo spirito per continuare. Ah! X on the Beach è un programma di divertimento e non mi sento più il mood di andare avanti e di farlo. Attenzione. Così? E via? Che triste. Una parola per la signorina Cady. Io l'ho voluto tanto bene. Beh, non è morta. L'ho voluto tanto bene. Mi ricordo mia zia Maria. L'ho voluto tanto bene. Purtroppo Cady ha fatto la sua scelta. Era felice con se stessa. Non era felice. Non era felice, era triste. Ha detto che era triste. Un uomo che ha capito tutto. Niente, psicologo. E dobbiamo fare il gioco continuo.
Ex on the Beach anche questo, no? Lui non la voleva, non se la voleva fare, frega quindi... un cazzo, perché se usciva un'altra... Esatto, cioè lui pensava, esce Cadi, entra un'altra. Esatto, capito? Se ne va Cadi, ragazzi, va via dalla casa del delirio, dalla casa del, dell'amore, delle accoppiate, delle azzuffate, del tea bag, del casino. È mattina, e come ogni mattina... Oh! Dani a Cagnotto! Votiamo! Ingresso senza schizzo. Spostatevi tutti. Io sono il GOT. Non mi potrei rivederlo perché era un attimo prima. Rivederlo il coglione, guarda. Io sono il GOT. Spostatevi tutti. Io sono il GOT. Anche la voce era molto terrificante. Devi dire, ero fatto, drogato e non mi ricordo niente. Non mi piace. Fammi una faccia da Sasha Donatello. Su, così. Conquistale, conquistale. Fai bagnare le persone a casa. Mucho mami, si quiere, te spero in mi casa. Te do un beso muy caliente. Dai, oh, grandissima! Una lottaria di fusa. Ah, sì, ha fatto l'amore con Donato. Ah, quelli erano fusa? Non erano proprio fusa. The rabbit, raga! Sì, beh, la votazione continua. Eh sì, direi. Sì. Sempre ho. Aspetta. Che numero grande, è? Un 1, un 7. E c'è chi invece vuole scrivere pagine di una nuova storia. Federico e FF. Che l'altro giorno quando parlavamo che mi avete detto chi è che reputi un bel ragazzo. Io cosa ho risposto? Federico. Lui, il suo ego viene alimentato con questa affermazione. Finalmente, dopo quindi, 6 puntate è arrivato il momento, forse. Sta già strofinando le mani, via. E fino adesso, raga, si è solo strofinato. Io ti voglio bene, cioè, come se fossi un fratello. Magi. Di te parla? Sì, nel senso che comunque era un rapporto libero, no? Sì, ho detto, io mi voglio trovare chi mi pare, certo. Tu trovati chi ti pare. Cioè, quindi non è vero che c'è un patto, semplicemente sembra c'è libertà. Tipo il cioè, lasciami fare quello che voglio, tu fai quello che vuoi, basta, easy. È successo che in camera abbiamo discusso. Abbiamo visto come avete discusso. Post discussione c'è stata la richiesta del perdono. Ah, ecco. E lui mi fa: tu non mi hai detto che cioè tu mi hai semplicemente detto che... Difficilissimo seguire i loro discorsi. Beh, raga. Non c'è un nesso logico. Troppo è l'alcol male. Che parla, ragazzi, esatto. E non sono più esseri umani ma bottiglie di vodka. Cazzo, che dici a cosa che... Cosa? Non cosa? Anche più un nome. Federica. Cosa stavi facendo poi? Stavo sterilizzando qualcosa, non lo so che cosa stavi sterilizzando? Probabilmente un auricolare. Ho capito cosa stava sterilizzando perché andava sterilizzato dopo un po'. Vanno sterilizzati gli oggetti del mestiere. Cazzo, si chiama San Raffaele. Dire non mi frega un cazzo, se poi ti frega, fa come ti pare, ti vedo come una sorella e poi dopo te rode il culo. No, amore, ti vedo, amore, ti vedo come una sorella, ma io non mi hai detto. Toccandosi il ca, grattandosi la punta. Perché il gran ca è veneziano quel ca. Perché è rafforzativo. I dottori della minchia si grattano le palle invece che la testa quando arrivano le idee. E vedi, questo lei si merita, cioè su questo, guarda cosa sta facendo di Federico, è normale lei, però così capito perché. Super cazzo. Sto dicendo tipo di Federico. Eri in extra bit. Non lo so, ragazzi. Scusate, ma sono l'unico che non ha capito nulla di quello che ha detto Sasha. No, siamo tutti, non siamo d'accordo. Scusate, ragazzi, purtroppo avevo. Va bene, grazie. Avanti! Credo come sorella, non mi ha detto che sta dicendo lei, sta dicendo due parole. Cosa stai dicendo? Guarda cosa stai dicendo? Ti vedo come una sorella, mai detto. Lo sta dicendo lei. Stava dicendo due parole. Mi guarda cosa sto facendo. Federico, è normale. Lei però così, capito? Perché lei ha fatto sta cazzata. Perché io che fa? Cosa devo fare? Dovevamo dimostrargli l'amore? Il tablet del terrone, ragazzi, del terrone. Donato, Sasha e Giordano, preparatevi per andare in spiaggia. Una nuova ex sta per sbattere la colomba. La energia era muy baja e ora la stiamo alzando perché... Quante cazzate dici? Quotidianamente. Però con un modo... Con un'enfasi, con un'enfasi. Che mi fai dire, cazzo, io ti voto. Capito? Ma non c'è un voto. Sono carichi i tori di Ex on the Beach, tutti in spiaggia. E sento un friscicone nel cuore. Dove sognare? Perché il petto mi c'è nato un fiore. Dimmi se va bene questo. Vai. No, sta diventando padre. Che madonna. No! Se dovesse entrare sta ragazza, chi pensi che ci proverà al 100%? Chi ci proverà? Tu lo sai. Federico morto di figa. Oh!
No, perché vabbè, chiedo scusa a Fede, ma ormai siamo amici. Però siamo morto di figa. E che lì c'era, era pronto sempre, diciamo, ad attaccare. Certo. Però poi magari. Però non affondava. Dovesse arrivare la mia, posso fidarmi di te. Questa è la prima volta che qualcuno si scusa, eh. Bravo, Sasha, bel carattere. Bravo. Fair play, sportivo. Bravo. Fair play. Bravo. Fair play. Sasha, fair play. Sotterrare con la testa verso dentro la sabbia. Sì. Vai tranquillo, gli hai detto, eh. Arriva l'ex di Giordano, sì. E penso se la colla Sasha. Secondo me è così. Secondo me è tutto il contrario adesso. Vediamo. Vabbè, se adesso poi dico però, se poi entro in casa no, e ci si avvicina un altro pagliaccio, questa, te lo dico. Già questa punto di vista già abbiamo parlato. Avete capito cosa ho detto? No. Ricordate questo pezzo, io dico, va bene che sei geloso, se dovesse arrivare la tua, va bene, io accetto la tua gelosia. Però se poi si avvicina un altro e tu lo lasci fare, si avvicina un altro pagliaccio, poi te lo dico, non mi puoi rompere il cazzo. Quindi vuol dire che io c'ho il lascio passare se eventualmente mi dovesse piacere. Perché sennò non ha senso. Raga, stiamo parlando di persone. Sì, chiedo scusa, non di oggetti. Io è un gioco. Nei giochi ci sono le proprie tecniche, le proprie strategie. Attenzione, arriva, è una tipa. Raga, bel culo. Una natica, arriva un pezzo da 90, secondo me. Mi sento una merda ogni volta a dire arriva una tipa e faccio bel culo, bel culo. Chiediamo scusa, però comunque è una cosa veramente. Purtroppo queste sono delle reaction volte all'intrattenere con lo schifo. Quindi non siamo dei letterati, cioè non siamo. Però comunque ho pensato adesso, sono una merda. Siamo delle merde, ma raga, cioè lo sapete. Però l'occhio per la sua parte. Vai vedere il culo, dai! Vai! Vai queste merde! Sì, fa il culo! Che figa! Oh, è lei! È lei! È lei! Un'ora per l'entrata, eh. Oh, addosso, addosso! Mio. Vado. Già lo so. Brutto via. Frate, com'è? Di Giordano! L'Italia esplode! Dovrebbe essere una preda! Una preda del nostro Sasha! Cosa sta succedendo? A Ludovica. Ludovica, ragazzi, classica ragazza romana, immagino. Oh! Buona! 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 Figa! Buona! Bella! Mamma mia! Mortale! Io sono sicuro che questa ragazza avrà anche delle doti di intelligenza. Che cazzo me ne frega! Mi appello anche alla sua intelligenza. No, non è vero! Ti lecco il lobo! Penso che la sua cultura sia superiore alla bellezza. No! Una ragazza che secondo me potrà sorprendere con la sua luminescenza della cultura dei libri. Voglio leccare! Aria, capacità, intelligenza. Grazie. Mai, Johnny, schiaccio lei! Ciao, sono Ludovica. Lo vuoi il pappagallo? Lo vuoi il pappagallo? Lo vuoi il pappagallo? Torniamo zen. Respiriamo. Chiedo scusa. Componiamoci. Chiediamo scusa. Scusa, come si chiama? Sono una persona schietta, non mi faccio problemi a dire quello che penso. Beh, che facciamo venire qua? Sì. Ex on the beach, non penso di trovare l'amore. Una di cervello. Che cos'è? Che cos'è? Nano! Cosa c'è scritto? Ti stimo! Stai rude, stay rude, stay rude. Secondo me ti stimo. No. Ti piace l'uomo rude, però? No. Che non te sfonda, che t'accarezza. Scusa. Mi dispiace. Io e Giordano siamo stati insieme 5 mesi. È stata una storia abbastanza movimentata. Ti col telefono, oh. Aspetta. Fede, mi è passata. Non ti amo più. No! È ufficiale, Fede. Due caratteri forti, ci scontravamo spesso. Quindi litigavano sempre, okay. Sono lasciati. Lo sapevo. Vediamo la reazione. Tu sei impazzito, non sono pazzo. Vi è mai capito che vedete tipo quella per cui siete pazzi? Io ero pazzo di lei, mi sono impazzito per lei, volevo solo lei. È figa. Allora, benvenuto. Allora, lo sai, pieno rispetto, però. Però è una figa. Pieno rispetto, però è difficile. È veramente difficile. Beh, cioè, è bello. No, rispetto o meno a lui. Pieno rispetto. Avete sentito, però, lei che dice rispetto a meno a lui. Non a lui, brava, mi piace. Io ti. Vai. Il tablet del terrone. Donato.
sei tu. Prendila per mano e partite per il vostro primo appuntamento. Donato. Giordano ha l'ansia proprio. Guarda la faccia di uno che si sta c***ando nelle mutande, raga. Faremo grandi discorsi. Aspettati grandi discorsi da Donato. Allora, sei pronto a fare l'uomo della situazione oggi? Certo, l'uomo, faccio la donna. No, ma io c'ho paura, se ci sono pesci, se qua c'ho paura. Cioè, portano i concorrenti dove ci sono le paure più grandi. Esatto. A te gli uccelli, lui gli squali. Cioè, se io avessi avuto paura di It, mi avrebbero portato un pagliaccio. Sì, in un circo. Esatto. Dai, leggila tu. Mi emoziono, sì, leggila. Non so leggere! Non sa leggere! Questo è un regalo per voi, per poter immergervi in questa splendida esperienza. Guarda, lo voleva prendere. Che cazzo fai con il... Non è che se limoni lui, allora la tua voglia di figa sparisce. Mi stai corteggiando la guancia. Cioè. Io ho capito questo della mia vita. No, no. Che se vedo figa, devi... mi posso anche un uomo. No, E andiamo in villa, dove Sasha e Giordano annunciano l'arrivo di Ludovica. Sentiamo, sentiamo cosa dicono, eh. Sono geloso, ragazzi. Cioè, bella ragazza, bella. Ha fatto effetto. Ma lei mi ha fatto. Ti ha fatto effetto? Chi è il cameraman? Fate effetto? L'abbiamo chiamata, eh. L'abbiamo chiamata. Ma vediamo la timida Ludovica nelle grinfie del prode e coraggioso Donato. Beh, gli hanno portato i pesci più grossi del mondo. C'è il pesce cazzo, anche. Lui ha una paura fottuta. Non ci credo. Io già c'ho l'ansia. Sembra uno squalo, ma è uno scorfano, tranquillo. No, io non lo sei. Cioè, lui non scorfa adesso per sta figura di m***a, capito? Raga, si mangia. Adesso ammazzano davanti a noi il pellicano. No, ragazzi, ci dissociamo. No, ragazzi, no, l'ha ucciso sto ragazzo. No. L'ha ucciso adesso. No, il cane no. Il cane, ma l'hai visto il cane? Con la lingua addosso, che schifo. Vabbè, il cane, dona. In una parola, Donato. Già troppo, hai già detto troppo. Eccolo! C'è Manuel! Guarda, dove sarà in questo momento? Che Manuel sta guardando. Che verrà. Sarà... Terrazza Martini, eccolo. Perché non di nuovo la stazione di Milano? Centrale, piano centrale. Anche è l'ultimo piano del grattacielo di Dubai. Voglio vedere... A Palermo. Vai, mettiamo a Palermo. A Palermo con cannello a coppa una stuotta. Beh, vai, a Courmayeur. No, basta. Quanti viaggi devo fare? A Courmayeur a petto nudo poi. No, vai, mettiti, vai, ti aspetto qua. Io già se vado in acqua al mare ci sei pesci così ho paura. Vabbè, però anche tu Donato, dai. Cioè lui non va. Ma lui l'ha fatto per la visuale, la fa. Ma non sapeva le emergendo con gli squali, però. Oh, raga. Tu hai già... Io. Una fiamma. Che tu hai già una fiamma, ecco le domande, attenzione. E da cioè, quanto sei ubriaco la sera? Risposte da cretino, però. Va bene. Quanto va ti bene, sei giocato tu, sì. Donato? Conoscendo me ora, da mezz'ora, chi potrebbe essere più pericoloso lì dentro, io o lui? A lui viene naturale. A lui viene naturale, ok. Ah, io me lo studio. Lui ha proprio il... Ah, il savoir-faire. Io invece me la studio. No. Pesante, hai detto una cosa vera, eh? Ecco ragazzi, vi posso dire una cosa che tipo a me mi ha fregato, con tutto il rispetto di Giordano, però ormai chi ha avuto, chi ha ratata, scordiamoci il passato. Lei quando sorride, questo sorriso è devastante, wow. Sembra plastica, cioè. Sì, sembra plastica. Mi deve... Ricicliamo, andiamo avanti! Ah, dico più stronzate, quindi non è un'ottima tecnica. No. Ah, quindi mi hai bocciato a prescindere. Sì, certo, sei un coglione. Lo stai dicendo proprio, bocciato a prescindere. Cioè, dritta sul punto, on point lei, eh? Niente, una esterna. Una delle più brutte. Sì, sì, dove lui ha perso ogni possibilità di fare qualcosa con Ludovica. Ecco, entra in casa, vediamo. Ciao, piacere. Ciao, piacere Federico. Ciao, piacere Manuel. Tanta roba. Lo sapevo io. Ma io dove sto? Con chi? Poi vediamo. Allora, c'è Giordano che ha la sua camera che è libera. No, non voglio. Un letto con lui? No, non posso. Già mette le mani avanti. No, guarda là e vedi. Il mio ideale è il capello corto, cioè non ce n'è cazzi. Proprio l'ideale, pure su, l'altro ideale. Il maestro, eh. Non ce n'è cazzi, eh. Capello corto, per me sei un passo avanti. Non ce n'è cazzi. Ribadiamo. Sì, adesso vado a vederla meglio. Ma come? Cos'è? Ma non è un oggetto. È un quadro. Poi sta con l'ex sua. Federico sta con... Giulia. Ah, lui lo vuole portare. Cioè, Federico sta con Giulia. Quella è la Sì, ma attenzione. Ancora il tablet. C'è il tablet nel cesso. Ma dov'è? Su un pellicano. Ma perché poi questa ripresa? Siete pronti per una sfida in piscina? Ma quando è questo? Il giorno dopo? Quando no? Quando è? Non so capire. Sempre stesso. È arrivata di sera. Scusa, ragazzi, porca. La serata dov'è? Non c'è stata la serata. Non ho capito, non so capendo. Aspetta, scusate, lo diciamo a casa. Sasha sta avendo uno scompenso temporale. Dovuto probabilmente
attenti al montaggio. A giorno ora. Capiremo. Cioè, scusa, sono due squadre, dovete giocare a qualcosa. No, l'ho capito. Giocare a pallanuoto. La squadra che vincerà avrà la possibilità di passare a una serata indimenticabile. Ah, quindi sfida a pallanuoto. Via. Squadra gialla. Wow. Sasha, Ludovica, Donato, Sara e Manuel. Ragazzi, da notare, ti voglio bene, ti voglio bene. Che cazzo ti sistemi il ciuffo prima di entrare in acqua? Manuel mi ha fatto impazzire. Era mio... Si sistemava solo il ciuffo quando giocava. Non era... Mi ha fatto incazzare. Vabbè. Manuel, ti voglio bene, però che... Tira fuori le balle! Eccolo! Era solo Giordano. Ragazzi, la micia mi si metteva sul collo, mi soffocava, le cose cose peggiori. Mamma mia! Il mazzo mi stava facendo. Viene fatto un culo tanto. Cioè, no. Le prendi una. Perché qua? 6-7-0. Ora ci siamo cambiati, io sono andato avanti. Tutti! Non c'è più nessuno in porta. Tu eri convinto di aver fatto il cambio, però solo tu lo sapevi. Sì, esatto. Non c'è il portiere. Che figura di merda. Esatto. Eccolo, eccolo! Ecco! Ecco. Se vado avanti vi spacco. Gol della bandiera. Spero che stasera ci sia un bel premio. Stasera pensa solo a troppo. E vinco, vince la squadra bianca, ragazzi. La squadra gialla, ahimè, con questo frame di delusione di Sasha che mi hanno ucciso, cioè da solo contro tutti. Si apprestano a riscuotere il loro premio. Quale sarà il premio? Una festa al tramonto allestita su una spiaggetta privata. Vamo! In villa si continuano a tessere le trame dell'amore. Giulia, adesso con Donato. Cioè non posso mangiare, quando mangi devo mangiare coi paraocchi, devo mettermi così, perché come alzo lo sguardo c'è quello che mi fissa, quell'altro che mi fissa. Ma è un po' fissato. Ma mi ha detto che tu continui a guardarla. Giulia. Ah, lei non guarda secondo te. Ah, mi ha detto sì, io lo guardo. Comunque, raga, scusate, se io ti guardo e vedo che mi guardi, ci guardiamo entrambi. A meno che sei strabico e guardi il naso, se come fa a capire che la guarda se non la guarda. Se io fossi libero, sicuramente ci proverei con Giulia. Attenzione! E perché? Perché oramai la micella l'abbiamo già portato a letto. Brutto così. Brutto così. Vediamo la spiaggia dei vincitori. Vai. Guarda la bella vita. La storia era a casa, il mondo che viveva, che viaggiava. Ma il patron deve restare sempre a casa, il patron. Certo. Ti domando a me. E l'alcol sale, amici. Il cameraman, raga. Stavo facendo un test per vaginale. Guarda, guardate. No, vabbè. È un test. Cioè, un test vaginale, praticamente. No, vabbè. Cosa dirvi? Buona cena a tutti voi. Anzi, adesso si arriva alla parte triste. Il patrono augura la cena. In silenzio. Ma non sanno che un coinvolgentissimo duo di chitarristi. Questa è la banda di rapinatori. Questi sono assassini. C'hanno le mitraglie nelle chitarre. Qui, secondo me. È Van Gogh questa. Sì, è in cielo. Cioè, sì, sono nelle nuvole. Che bravi. Ma questa è bellissima. Bravi. Bravi. In slow motion. Adesso cameriere un altro drink. Cantare altre 49. Domaroni, sì. No. Beh, c'è chi capisce l'emozione. Con l'occhio aperto e chiuso, perfetto. Questo è la sintesi. Sì, Guedosio pechegno, ecco. La luna è alta in cielo. Ah. Oh, raga, oh! Scalda il primo bacio tra F e F. Limoni a caso. Madonna, Giulia che si tutti che limonano, pure le tipe. E qui, ragazzi, che inizia il gioco. Che poi, da non dire il poi, gioco del. Ecco perché tutti ci hanno detto questa cosa: che da qui inizia il vero Ex on the Beach. Mamma mia, Madonna, ragazzi, ma cosa è? E uscirono tutti con l'herpes. Intanto in villa, pure prosegue il concerto. Emanuel cerca di animare la situazione. Ah, Manuel deve scoppare l'aria, certo. Davanti a loro. Differente. Ah, questa la so, questa la so. Questa la so, questa la so. Sono la banda. Bravi, siete bravissimi. Ora fuori dai marones, e beviamo e via la figa, vai. Ah, tornano tutti limonati, salive passate a tutti. Tutto viene drammaticamente Tabelle del terrone, cosa succede? Qualcuno verrà eliminato forse? Cecilia, Federico e Giordano, per uno di voi questa potrebbe essere l'ultima notte a Ex on the Beach. Attenzione, quindi ultima notte va sfruttata bene. Raga, normale la Ex. Madonna. Da Giordano niente da fare. Niente, non fa niente da fare. E invece solo aspetta. Luana dorme con Cecilia. Perfetto, okay. Robo è pronto. Robo è pronto. Allora, adesso scelgo. Ci siamo. No, raga, sono emozionato. Vai, cazzo. Potrebbe succedere di tutto, ragazzi. Robo? È triste? No.
un pre. Aspetta! Mi si rizzava. Non si alzava. Non si rizzava, no. Come? Non si può dire così, brutto. Cala al sipario. Come? È che puoi avere la probo, ma se non si alza. Eh sì, perché poi è troppo lungo. Ci vuole più, capito? Sangue, capito? Sei inutile. Deve, sì, pompare più sangue. L'alcol è brutto, brutto. Che cazzo vuol dire questo? Dice, io sono. Non si rizzava. Vediamo, vediamo. No! No! Perché? No! Male, male, eh? Non lo so, non lo so. Il ragazzo non ha una soluzione. Vediamo come andrà a finire questa drammatica vicenda. Come non detto, ennesima notte immacolata. Niente. Io devo smetterlo di bere così tanto. Ma vaffanculo, va. No! Tre speranze sono ora riposte nel nostro fuckboy. Donato. Tanto Dosio è colpo in coma. Colpo di sveglia nella notte. Perfetto vederlo. Dosio è completamente in coma, si sveglierà fra 3 settimane. Attenzione, proposta, eh? Proposal. E incurante del bello addormentato accanto a Giulia. No, vai tu nel suo. No! Fianco a Dosio, no! Quello è in coma? No, ragazzi, si sta puntando qualcosa. Un abbraccio, un bacio, una carezza. No. Attenzione, maestro. No, lei non vuole però, eh? E poi? No. No. Cosa gli ha detto Giulia? Mi sa che viene da me, forse, non mi vorrei sbagliare. Ah, ti si scopre te. No! No! Scusate. Mi dissocio, cazzo, mi piace la figa! Le risposte a queste domande le scopriremo nella prossima puntata. Perché gli ha detto qualcosa. Finisce qui questa 7ª puntata di X on the Beach Italia 3 insieme a Sasha Donatelli! E anche a Diamantone, grazie anche a te. Seguitemi su Instagram. Allora, parliamo con voi ragazzi, 30.000 likes in un giorno a questo video. Manteniamo il team Sasha Diamante più ospiti di X on the Beach, cioè Luana, Cecilia, ragazze, magari una ragazza. No, no, aspetta, magari portiamo la nuova entrata. Da Ludovica? Chiama in TV. Dai! Ciao raga, un bacione. Ciao Marcioni. Siamo due marcioni, Tony L.